Buongiorno mondo e buongiorno pazzi. Ci siamo quasi, tra un po' è Natale. E non so come mai a Natale tutti sono più buoni, invece bisognerebbe essere buoni tutto l'anno, almeno rispettare le persone. Questo sarebbe una cosa fantastica, specialmente qua sul tubo. Però vabbè, ognuno sceglie. Perché ciò che siamo stati ieri lo viviamo oggi e ciò che siamo oggi lo vivremo domani. Ma non è questo adesso. Io non sapevo, a parte vedo tanti video bellissimi con le musichette e quant'altro, siccome io sono un po' impedita, ho deciso lo stesso di volervi fare degli auguri. Però poi mi è sorto un dilemma. Lo faccio dicendo auguri a tutti, oppure dico nome per nome. Però poi, dicendo nome per nome, c'è magari una persona che magari non la saluti, ma non perché non vuoi salutarla, per l'amor di Dio, perché magari te ne sei, io me li sono scritti qua i nomi, però ovviamente sicuramente qualche persona non la nominerò. E mi dispiace tanto, ok? Quindi le persone che nominerò sono le persone con cui ho più a che fare, ecco. Spero che questa cosa sia chiara. Ecco. Prima persona che voglio ringraziare e spiegare anche perché e augurargli un buonissimo Natale, ma anche una vita di serenità e di salute, perché sono le cose più importanti. Perché se tu sei sereno, anche la salute va bene. La prima è unconventional, cara, auguro a te e tutta la tua famiglia un Natale fantastico. Poi io so che tu sei molto presa nel sociale e quindi ancora di più. Unconventional per me è una persona che mi sprona, mi ha spronato nel fare determinate cose, cioè le passeggiate o quant'altro. E io ti ringrazio per quello. E non so, io sento le persone a pelle e con te c'è stato un feeling subito dall'inizio. Ok? Quindi buon Natale. E mi raccomando, non dimenticarti di fare gli auguri a Deo. Ok? Bene, andiamo avanti. La seconda è Nina Witch. Che nome, eh? Un nome, una garanzia. Lei dovete sapere che è inciampata un giorno di qualche mese fa nel mio canale e mi ha fatto una critica. Sì. Però, siccome aveva ragione, io ero ai primi giorni che facevo video, gli ho risposto ringraziandola di questa critica perché era costruttiva. E quindi mi ha insegnato una cosa perché magari i miei video fossero un po' meno noiosi? Ebbene sì. E da lì lei, mi ricordo che mi disse, se non sbaglio, beh, se una persona su YouTube accetto una critica, magari vale la pena di conoscerla. E quindi Nina, anche a te e a tutti i tuoi cari, ti auguro tante belle cose, ti giuro. Poi passiamo a Lucia di Zillo. Voi dovete sapere che a parte penso che sia una bella persona. Lucia ha postato un video, no? Di pochi secondi, non è stato un video lunghissimo, però vi spiego una cosa. Io 2 o 3 giorni fa, cosa ho fatto? Ho detto mamma, perché avevo visto un video a sua volta, tanti trovano cuoricini, trovano. E questo video diceva che questi cuoricini, magari fatti a forma di cuore o fatti a forma di qualcosa, vuol dire che il tuo caro è lì vicino a te.
E allora io gli domandai, mamma, guardando la sua foto, dammi un segno che sei qua vicino. E niente, io nel mettere un suo video di pochi secondi, c'era una signora di nome Ada che racconta una storia stupenda, piccolina ma molto bella, no? E a un certo punto Lucia gli chiede, come si chiama? E lei dice, mi chiamo Ada e Lucia, piacere Lucia. Dovete sapere che mia mamma di nome si chiamava Ada Lucia. Sul momento io non ci ho pensato, no? Però gli ho scritto a Lucia, ma sai che storia strana. Questa signora si chiama Ada e tu Lucia. E non ci pensavo che fosse, potesse essere mia mamma. E lei mi dice, sarà un caso? E da lì sono rimasta un po' scossa e ho detto, e cavolo, no, che non è un caso. Ho proprio chiesto a mia mamma di darmi un segno. E poi dovete sapere che questo video a un certo punto mi è ricomparso senza che io lo andassi a cercare. Quindi altra conferma che nulla succede per caso. E quindi Anna, scusa, non Anna, Lucia, ti ringrazio veramente. Ti ringrazio perché mi hai fatto un regalo bellissimo per me, perché io sogno tanto mia mamma e mio papà, che non ci sono più ovviamente. Però è la prima volta che ho proprio un segno. E anche a te voglio ringraziarti e voglio augurarti un sereno Natale, ok? Bene. Poi vorrei salutare Domenico Russo. Praticamente lui fa delle live dove, diciamo, in hangout, che adesso non c'è più, vabbè, ma non importa. Voglio ringraziare anche lui, augurargli un bellissimo Natale, perché penso che quello che lui sta facendo, aiutando cioè una persona che ha dei problemi, non sto qua a far nomi, e le chiacchierate che ci facciamo, no? Anche se io fatico a entrare in questo poter parlare vis-à-vis, diciamo, ma non importa, Domenico. Sei una persona piacevole, hai dei contenuti molto belli perché si parla, ci si confronta. Quindi anche a te voglio augurare un bellissimo Natale di serenità e di salute. E poi a Beatrice, mi sembra che si chiama Mariani. Beatrice, ti auguro tutto il bene del mondo e spero che la tua situazione possa migliorare. Ma credici, credici con tutte le tue forze, perché potrebbe essere. Anche te un buon Natale, ok? Scusa tesoro. Poi alla mia cucciola, Simona Cucciola, che ogni giorno mi manda ogni giorno il buongiorno e la buona notte. Una persona tenerissima, una persona carinissima. E io ti ringrazio perché non ti dimentichi mai. E a me capita ogni tanto. Ti ringrazio per questo, anche a te, ti auguro un buon Natale. E tante tante cose belle. Poi c'è Guerriera, la mia guerriera forte forte, che poi abita anche lei qui in Svizzera, che se può, vedete che carino il mio amore, che se può darmi una parola di conforto, non è di certo tirchia, ecco. Ho fatto una live ieri, piccolissima, di mezz'oretta, ed è stata la prima ad arrivare e mi ha fatto molto piacere. E anche a te auguro un buon Natale, ma sereno più che altro.
Ma non solo Natale, ragazzi, tutto l'anno. Va bene? E poi per ultima, ma non ultima perché è ultima. Ultima, perché l'ho tenuta per ultima perché mi andava, forse perché ho qualcosa in più da dire. È anima per sempre. Anima, io ti ringrazio per quello che tu mi stai dando con il nostro parlare, le nostre chiacchierate. Ovviamente, come si dice, messaggiandoci anche vocalmente, sei una persona speciale per me. Come tutte le altre, d'altronde. Però con te, siccome ho un leggero contatto un po' più forte degli altri, ti ho tenuta per ultima, ma non per importanza, per appunto per dirti che mi piace discorrere con te. Mi piace dialogare con te e sei una cosa meravigliosa. E credetemi, questi auguri sono sentiti, anche se il video mi dispiace è durato 11 minuti, ma niente, tutto qua. Io vi auguro un buon Natale, ma non solo a Natale perché ho Capodanno, perché sono cose di bilanci, no, non per quello. Perché spero che tutti voi e anche altri possano stare bene, in primis con loro stessi e poi con tutta l'umanità. Quindi, da casa Prisca e Company, vi auguro un sereno Natale, vi mando un bacio e alla prossima. Buongiorno mondo e buongiorno. Pazzi!